Benvenuti al seminario di cultura politica promosso dall'associazione Il Cantiere. Facciamo un riassunto delle puntate precedenti, in realtà una puntata precedente. Siamo riuniti al Boscolo Aleph Hotel dopo la prima, che c'è stata la presentazione il 29 novembre 2013. Il primo appuntamento in campo del Cantiere vuole essere sul tema ad oggi principalmente in discussione, cioè quello della riforma della legge elettorale. Teniamo presente che l'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere da sempre promuove l'intento di smuovere le acque ormai diventate paludose, fangose nel sistema politico attuale, e da sempre attraverso un metodo di intelligenza collettiva Il Cantiere si fa parte e propositore di nuove proposte. Non a caso oggi il seminario di discussione sulla riforma della legge elettorale ha anche portato avanti un documento importante, un documento che è nelle mani dei nostri relatori, quindi lo descrivo per gli amici di Radio Radicale. È un documento, dicevo, che riporta un'analisi comparata dei sistemi elettorali vigenti e fa anche un passo indietro sulla storia del sistema di riforma delle leggi elettorali in Italia, sino ad arrivare ai giorni nostri. L'attuale sistema in vigore è stato al centro di una grande discussione e poi, ciliegina sulla torta, il 4 dicembre del 2013 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la incostituzionalità per alcuni versi. Mi spiego meglio: il premio di maggioranza e l'incapacità o l'impossibilità dell'elettore di dare la propria preferenza, di indicare la propria preferenza. Tutto questo cosa ha creato? Ha creato un certo immobilismo e Il Cantiere si propone di provocare una discussione, quindi di smuovere, come dicevo all'inizio, le acque. Non a caso oggi siamo riuniti in una sorta di tavola rotonda, che in questo caso non è rotonda ma rettangolare, ma alla quale sono sedute delle personalità, dei relatori che ci daranno un'idea di quello che Il Cantiere vuole proporre oggi alla fine di questo seminario. Ricordo per gli amici ascoltatori che questo sarà per Il Cantiere un seminario permanente, come hanno dichiarato alcuni dei nostri soci iscritti all'Associazione del Cantiere. Che cosa vuol dire? Che saremo in discussione perenne, cioè la discussione continuerà anche dopo questo seminario, dopo che avremo avanzato la nostra proposta, che non voglio anticipare, perché prima vorrei che gli amici di Radio Radicale potessero ascoltare quelli che sono gli interventi e poi da qui arriveremo a quello che Il Cantiere vuole effettivamente proporre in questa giornata e da qui per i prossimi giorni. Allora, intanto io vorrei cominciare, dopo aver descritto il documento che intanto abbiamo prodotto, con il primo intervento che vado a presentare, che è quello di Pierluigi Marconi, che è componente del consiglio direttivo dell'associazione Il Cantiere. Quindi passo il microfono a Pierluigi Marconi, che è qui accanto a me. Grazie. Grazie Camilla. Il mio intervento introduttivo riguarda proprio l'argomento intelligenza collettiva. Perché intelligenza collettiva? Allora, prima cosa, richiamiamo che cos'è il concetto di intelligenza. L'intelligenza è un qualcosa che appartiene a alcuni esseri viventi, che li rende capaci di risolvere problemi complessi raggiungendo delle soluzioni utili, ma che poi gli permettono fondamentalmente di vivere meglio e con un minimo dispendio di energia. Ovviamente, se spostiamo questo concetto in ambito collettivo, potremmo definire intelligenza collettiva come un pensare insieme, trovando le soluzioni migliori a problemi sociali complessi. Soluzioni con le quali possono essere meglio tutelati gli interessi individuali di tutti. In genere questo tipo di effetto lo si ottiene quando si realizzano dei livelli di organizzazione collettiva che integrano nel loro insieme le azioni e le necessità di tutta la collettività. L'imparare di affrontare insieme problemi comuni non è una novità del mondo d'oggi, cioè non è un elemento moderno.
È un qualcosa che nasce migliaia di anni fa, forse non ci abbiamo mai prestato attenzione. Quando l'uomo ancora non scriveva, ma aveva il problema, ad esempio, di dover cacciare per quelle prime organizzazioni sociali dell'uomo, che erano le tribù, si trovava nella difficoltà di trovare problemi, di trovare metodi efficienti che gli permettessero sia di garantire di ottenere buona preda e sia di non rimanerci la vittima. Allora, cosa si faceva? Si creavano degli spazi dove le idee interagivano reciprocamente e questi spazi erano proprio le pareti di luoghi speciali. Noi oggi li vediamo magari caverne, ma allora erano luoghi sacri. Fondamentalmente venivano tracciati momenti più importanti della caccia che divenivano al contempo un rito sociale e un rito magico. E questo senso di magia nasceva dal fatto che si percepiva intuitivamente che in quell'agire insieme veniva generato qualche cosa di superiore allo stesso individuo e che non era in realtà posseduto da nessun individuo in particolare, ma da tutto il gruppo nel suo insieme. A questo punto la caccia procedeva secondo un criterio che andava oltre a quello che avrebbe attuato il singolo. E tutti si dovevano rigorosamente attenere ad una modalità di operare per non tradire quello che era percepito il rito. Se veniva tradito questo rito c'era il rischio di perdere la preda e magari di rimanerne vittima. In questo che la preda era percepita, catturata nel momento stesso in cui la sua immagine era dipinta sulla roccia. Oggi noi sappiamo che il creare momenti di reciproca interazione, di ipotesi e di opinioni in un immaginario collettivo costituisce già di per sé un inizio di intelligenza collettiva, grazie al quale possiamo gestire un numero maggiore di informazioni e produrre più soluzioni. La somma di tutte quelle producibili singolarmente da ciascuno dei componenti. L'intelligenza di generazione super individuale di soluzioni, che in passato erano psicologicamente percepite come frutto di magia. Da allora ad oggi questi rituali si sono evoluti e da magia si sono trasformati in prassi culturali, tecniche e scientifiche. Abbiamo imparato a far interagire le nostre visioni della realtà attraverso disegni, parole, numeri, ad oggi addirittura anche tramite segnali elettrici ed onde di luce. Ma i metodi razionali dell'intelligenza collettiva oggi producono le scoperte scientifiche. Passi consolidati in molte discipline liberali professionali. Alla magia, prendendo possesso collettivo dei metodi di previsione del futuro per manipolare ed asservire all'uomo la natura. Abbiamo così tolto la terra dal centro dell'universo e ci abbiamo posto l'uomo, ma poi però ci siamo anche dimenticati in questa serie di progressivi livelli collettivi, di livelli sistemici eccetera, comunque esiste un limite oltre il quale l'uomo deve cedere il passo a qualche cos'altro. In tutto questo ci siamo dimenticati anche che il nostro ruolo ultimo di umani rimane sempre quello di generare sinergie, armonie e risonanze che integrano il nostro esistere con quello dell'altro e di tutto l'ecosistema, i cui orizzonti potremmo anche porli oltre a quelli che è la nostra terra. In questo processo di armonizzazione dobbiamo cercare uno spazio di sempre migliore esistenza di tutti con tutti, producendo organizzazioni sopra individuali sempre più efficaci ed efficienti, i cui costi, come avviene l'uomo in quanto organismo, sono nettamente inferiori all'energia, alle risorse risparmiate
a seguito dell'aumentata cooperazione e della ridotta conflittualità collaterale. Questi sono due aspetti della conflittualità collaterale che tipica dei sistemi non organizzati e li rende fortemente dispersivi dal punto di vista energetico. Già solo l'organizzarci ci permette di risparmiare. Questa dunque è evoluzione, e non solo in senso naturale, è evoluzione anche in senso civile e culturale. Un efficiente sistema di intelligenza collettiva produce infatti tutto ciò che diviene poi percepito come benessere. L'intelligenza collettiva migliora il senso di armonia, sostiene la vita, genera la bellezza, catalizza la cooperatività, riduce la conflittualità, produce risparmio economico ed energetico, come ho visto, rinforza la resilienza e l'adattabilità ad un numero sempre maggiore di perturbazioni interne ed esterne. Il sistema diventa più robusto, più stabile, come si dice in altri termini. Perché si generi un sistema di intelligenza collettiva sono necessari tuttavia alcuni presupposti. Il sistema deve presentare un alto livello di diversità interna. Non può essere un sistema omogeneo, deve essere un sistema caratterizzato dalla diversità interna. Le diverse unità che compongono il sistema devono essere il più possibile reciprocamente interconnesse, con un dialogo e una comunicazione costante ed affidabile. L'organizzazione deve avere la libertà di autostrutturarsi secondo un modello di tipo adocratico, cioè prende la gestione operativa, il coordinamento di volta in volta del sistema, il nodo che ha la maggior competenza per quello stato e per quel tipo di problema. Il numero delle unità ovviamente deve superare un certo numero minimo, quindi è fatto per sistemi complessi. La comunicazione assume un'efficacia in termini di intelligenza collettiva solo se è bidirezionale, ovvero se ogni persona è in grado di recepire e far recepire opinioni diverse da e verso il numero massimo di interlocutori. Il vero processo di interazione ed integrazione osmotica delle varie opinioni però avviene all'interno di ciascun individuo, nel momento in cui le diverse prospettive e le diverse modalità di strutturare il problema vengono comprese e rappresentate dentro di sé in contemporanea e in un unico momento percettivo che potremmo chiamare di tipo metacognitivo. Solo successivamente si procede verso una scelta e una revisione personale dell'ipotesi attraverso modalità contemporaneamente razionali ed intuitive. Un sistema di intelligenza collettiva presenta dunque momenti di negoziazione locale e momenti di integrazione generale, dove la logica razionale trova un alleato e non un antagonista nell'intuizione affettiva e nella capacità di percepire la visione globale in un unico sentimento di, quasi potrei dire, di convinzione estetica. Anche un matematico dice: questa formula, questa espressione è bella. Questo in fondo è quello che potremmo definire il segreto della rosa. Questo fiore, simbolo della bellezza e dell'affetto, racchiude in sé il risultato di un processo di autonegoziazione per la condivisione delle risorse. La competizione per la vita diviene in un ecosistema vitale un processo di cooperazione e i petali di una rosa si dispongono secondo una spirale in modo da sovrapporsi l'un l'altro il minimo possibile. Questa geometria, che poi viene raggiunta da questa sorta di negoziazione locale e che si esprime numericamente in un numero irrazionale chiamato sezione aurea, permette di condividere al massimo le risorse di aria, sole ed acqua, armonizzando le necessità vitali della singola rosa con le necessità di altre forme di vita circostante. La tendenza di una rosa ad avere tanti petali disposti secondo questa proporzione ne definisce la vitalità all'interno di un ecosistema a sua volta vitale e viene soggettivamente percepita come bellezza, ovvero come una proprietà che attira e stimola l'entrare in contatto e divenire parte di quel luogo. Le sue proporzioni sufficientemente perfette, non perfette, sufficientemente perfette, ci indicano che in quel luogo c'è spazio vitale per tutti e per vivere bene tutti. Dunque, l'arte e l'estetica rappresentano un criterio naturale che indica l'armonia di un ecosistema, ma l'arte e l'estetica possono divenire anche degli ulteriori criteri che integrano quello della ragione in un pensare collettivo.
pensare in cui non solo sussiste il diritto alla diversità di opinione, ma un pensare in cui esiste anche la necessità e quindi il dovere di fare interagire un'opinione diversa con tutte le altre. Abbiamo dunque più di una ragione per proporre un sistema di intelligenza collettiva. Abbiamo la possibilità di un sentimento, oltre che la ragione, come criterio di valutazione, ed oggi ci si presenta l'occasione di avere un nobile contenuto su cui tentare di esercitarla. Per generare intelligenza, in quanto in questo esperimento, dove comunque libertà e dialogo osmotico divengono criteri fondamentali, non possiamo però rinunciare ad operare in modo organico come un sistema. Per essere sistema, occorre comunque disciplinare la libertà di ciascuno con alcuni vincoli, se no non si genera il sistema. Vincoli ovviamente concordati, che definiscono le possibilità di una coerenza e di una coesione nella relazione con l'altro da sé. Come ipotesi metodologica, proponiamo dunque 8 semplici regole che potremmo definire, in relazione a quanto ci siamo detto, magiche. Sì. Che permettano alla diversità di ciascuno dei presenti di integrarsi con quella dell'altro in un sistema cooperativo funzionalmente unico. Allora, la prima è la disponibilità, ovviamente, a fare interagire le proprie idee in uno spazio mentale collettivo. Dobbiamo disegnare insieme la nostra pittura rupestre. La magia nasce dalla costruzione di una, appunto, pittura rupestre sacra, patrimonio di tutti. Permettiamo, come prima regola magica, permettiamo che interagiscano tra di loro in uno spazio comune le descrizioni dello scenario, dei principi, dei diritti, delle necessità operative e delle modalità di garantirli. Secondo punto, l'esaustività non è una caratteristica necessaria e quindi ognuno non deve disegnare obbligatoriamente l'intera pittura, è sufficiente descrivere, liberare nel dialogo collettivo i punti ritenuti più critici, proponendo le soluzioni ritenute più appropriate. La magia dell'intelligenza collettiva farà sì che la pittura si disegni come da sola, attraverso il contributo di tutti. Terzo punto, ciascuno ha il diritto, che gli deve essere garantito, di poter ascoltare l'opinione del massimo numero di interlocutori. Tutti hanno, quarto punto, il dovere di rappresentare al proprio interno tutti i frammenti della pittura tentando di integrarli tra di loro. Forse con la logica della razionalità, ma anche con l'estetica, come abbiamo visto, dell'intuito. Quinto punto, i vincoli accettati sono quelli dei limiti temporali ridotti per tutti gli interlocutori. Sesto punto, ci deve essere comunque rispetto reciproco nella diversità di opinioni e questo è un valore imprescindibile e dalla base di un sincero interesse a trovare spunti di innovazione per il bene e il vantaggio comune. Sette punti, i prodotti di questa interazione di intelligenza collettiva non sono necessariamente esaustivi e conclusivi al termine dell'incontro collettivo. Essi si perfezionano e danno i propri frutti solo in tempi successivi, sui terreni fertili di cultura delle menti di tutti i partecipanti. Ottavo punto, qualunque prodotto emerga deve essere comunque tollerato, in quanto prodotto comunque intermedio. A prescindere che esso appaia, per l'uno o per l'altro degli intervenuti, un prodotto accettabile o meno in funzione di criteri predefiniti a priori. Andiamo più nel particolare. Quindi, il seminario dunque è un esperimento proposta e si articola con alcune presentazioni che fungeranno da attivatori di discussione e di confronto. Poi questi punti verranno ad essere articolati e rielaborati da una serie di contributi successivi che avranno la forma di interventi brevi, massimo 5 minuti, da parte di tutti gli interlocutori che vorranno intervenire. Questi limiti e la sequenza degli interventi saranno garantiti dal moderatore, che registrerà le prenotazioni per alzare di mano. La sfida è di riuscire a concentrare tutta la propria opinione in un breve contributo, dove però trovi espressione condensata tutta la competenza personale, intesa sia come conoscenza che come esperienza vissuta. Quindi le proposte iniziali non saranno necessariamente limitate, non saranno esaustive come abbiamo detto. Il prodotto collettivo finale è molto probabile che non potrà essere né esaustivo né conclusivo. Trova comunque un tentativo di integrazione, ci si proverà a tentare un'integrazione in una o due ipotesi prevalenti che verranno poi ulteriormente rilasciate all'interazione collettiva dialettica
di un nuovo giro di discussione. I tempi sono brevi, l'argomento è molto più vasto di quanto trattabile in poche ore. Non potremo dunque in questa sede godere di un vero e proprio prodotto collettivo, né di una magica pittura che risolva la nostra caccia, usando questo simbolo, no? Come invece sono riusciti qualche migliaia di anni fa i nostri lontani progenitori. E quindi in questo senso sembrerebbe, no? Ma il senso, il prodotto, il vero giudizio, a questo punto chiamiamolo estetico, tenendo in considerazione quanto abbiamo detto del segreto della rosa, su questa esercitazione di pensiero collettivo sorgerà in ognuno di noi nei prossimi giorni, quando ognuno nel proprio ruolo, nel proprio contesto si troverà a valutare, creare, proporre il proprio contributo nel costruire i presupposti e gli strumenti di una moderna democrazia liberale.